Il 1º maggio 2020 sto a casa per decisione del governo Conte. Oggi sarebbe il giorno dei lavoratori, ma c'è poco da festeggiare. Tanta gente non lavora in questo periodo. E tanta gente non lavorava neanche prima. Tanta gente ha perso il lavoro grazie al decreto coronavirus. Tra coloro che lavorano durante l'emergenza, alcuni lavorano anche oggi, pertanto non fanno festa in modo serio. Dovrei parlare delle proteste dei commercianti, ma ne parlerò in un altro momento. Io non avrei niente di cui lamentarmi, però mi preoccupo per tanta gente che si trova in situazioni pessime. Infatti mi lamento per gli altri. Il governo Conte può ancora rimediare a certi pessimi errori, ma ci credo poco, perché un governo serio avrebbe evitato tali errori. Proprio oggi ho ascoltato un discorso in cui Francesco Narmenni dice che la mafia ringrazia l'Unione Europea. Ogni giorno di più capisco che l'Italia farebbe meglio a uscire da tale unione, che secondo me è inutile e dannosa. Ora non mi va di ripetere il discorso di Francesco, pertanto cambio argomento. Se non ci fossero le restrizioni imposte dal governo Conte, io oggi sarei andato alla sede della Pietas. Probabilmente oggi ci sarebbe stata una conferenza su Floralia. Per chi non lo sapesse, l'associazione tradizionale Pietas organizza eventi ispirati all'antica Roma. Per ulteriori informazioni vi consiglio di consultare altre pagine che potete trovare cliccando i collegamenti in descrizione. Grazie per l'attenzione.